Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Nello scorso video abbiamo visto che cosa effettivamente è il network marketing e se volete avere delle informazioni in più vi lasciamo il link in descrizione. Oggi invece è doveroso tutelarvi per quanto riguarda tutti quelli che sono gli schemi Ponzi, le catene di Sant'Antonio, le piramidi, le classiche cose che magari vi possono venire in mente quando si va incontro a un business un po' sconosciuto e fuori dalla norma. Cominciamo quindi dalle basi, ragazzi. Innanzitutto capiamo bene perché si chiama schema Ponzi, chi è l'inventore di questo schema ovviamente illegale e fraudolento, ragazzi. Ed era questo Carlo Ponzi, che era un truffatore del 1920, che grazie a questo schema lui aveva trovato il modo di intascarsi dei soldi che arrivavano un po' da dei coupon legati a dei francobolli che venivano acquistati in Italia. Questo lui lo faceva ovviamente negli Stati Uniti. E è un sistema dove praticamente tramite l'investimento di altre persone che appunto acquistavano questo genere di coupon e di francobolli, lui pensavano di guadagnarci. Esatto, lui si intascava praticamente quello che era in realtà ciò che dovevano intascarsi le persone che mettevano questi soldi. Un'altra cosa sicuramente a cui bisogna dare un occhio di riguardo, ragazzi, è il fatto che al giorno d'oggi ancora esistono dei sistemi Ponzi e bisogna stare attenti perché bisogna capire al meglio come guadagna innanzitutto l'azienda o lo schema, quindi il sistema nella quale ci si sta associando, e come guadagnate voi. Perché se questo non è chiaro, sicuramente bisogna andare a capirlo al meglio e se ancora non si capisce al meglio bisogna sicuramente stare attenti. Per tutelarvi maggiormente potrete andare sul sito della Consob, c'è proprio una sezione che è chiamata Occhio alle truffe, dove digitando quello che può essere il business o l'azienda di vostro interesse potete andare a vedere innanzitutto se le cose che dicono sono veritiere e se anche i fatti sono appunto quello che vi fanno vedere. Un'altra cosa su cui bisogna sicuramente stare attenti, ragazzi, al giorno d'oggi è la certificazione delle varie aziende con la quale sarete sicuramente entrati in contatto, che potrete aver visto nella vostra vita, anche perché al giorno d'oggi molte aziende quello che semplicemente vi avranno detto è che loro sono completamente certificate per i vari stati o che hanno tutto quanto in regola. La realtà è che bisogna stare molto attenti, bisogna andare a capire fino in fondo questo argomento, perché spesso e volentieri che cosa accade? Che semplicemente loro hanno magari depositato dei documenti nello Stato che dovrebbero certificare la validità di queste aziende, ma in realtà non certificano un bel fico secco, detto proprio onestamente. Perciò è importantissimo arrivare fino in fondo a capire questo e da quello puoi capire anche se persone famose di un certo calibro, che magari spacciano come sostenitori di quel genere di business, a tutti gli effetti facciano questo business e sia tutto quanto in regola. Aggiungendo al fatto che anche se dietro questo business c'è un sistema similare a una sorta di network, ma non molto chiaro, un porta dentro un amico che ti faccio guadagnare soldi, ragazzi, dovete sapere che al guadagno legato all'inserimento delle persone, guadagnare sulle persone o guadagni legati al portafoglio che hanno le persone sono tutte cose illegali, che già quello dovrebbe starvi a far capire che si tratta di uno schema Ponzi fatto e finito. Da non sottovalutare tra l'altro il fatto che guadagnare sulle persone non significa guadagnare perché l'azienda riconosce qualcosa nelle vostre tasche dall'inserimento magari di una rete commerciale, che è una cosa completamente diversa. Qui si sta parlando di guadagni direttamente sulle tasche delle persone, quindi un investimento che viene fatto, ad esempio, vi porta a voi un tornaconto. Ecco, quello è una cosa illegale. Infatti, ragazzi, ad oggi solo banche, enti finanziari e chiunque a livello statale abbia realmente a che fare in modo certificato con la finanza può venirvi a chiedere dei soldi. Nella maggior parte dei casi, ad oggi all'incirca sopra il 90%, quelli che vi chiedono soldi, che non sono gli elencati di prima, stanno a indicare che è appunto una truffa. Infatti, come giustamente diceva anche Tia, il discorso di avere dei rendimenti spettacolari che ti promettono il 200.000% in più sono tutte cose su cui bisogna stare veramente attenti, ragazzi. Ricordatevi sempre che nessuno regala niente a questo mondo ed è importante comprendere che delle aziende che vi stanno promettendo la luna, escludendo il fatto della difficoltà probabilmente di quel business, sempre ammesso che sia legale, infatti, vanno comunque controllate fino in fondo. Bisogna essere sicuri effettivamente di quello su cui si sta andando a puntare e bisogna avere, oltre che una certezza a livello personale, anche una certezza a livello di dati, di fatti.
perché capisco che un qualcosa di bello, che sembra quasi surreale, vi rende euforici e contenti di intraprendere un progetto che sembra stravolgere l'universo, nella realtà dei fatti, guadagni garantiti al 100%, soprattutto quando si va ad investire un capitale, ragazzi, non esiste nulla di legale che vi possa garantire ogni singolo giorno, per sempre, degli aumenti di guadagno, degli incrementi di fatturato senza fare un buon lavoro, senza magari anche avere delle perdite, quindi a zero rischio. Tutto questo ve lo diciamo non per nostro interesse, ma sicuramente per darvi delle nozioni, per tutelarvi da tutto quello che può essere un qualcosa di illegale. Calcolate che nella maggior parte dei casi, finali spiacevoli che possono avere aziende o business dove voi avete investito dei soldi ed erano degli schemi Ponzi, nella maggior parte dei casi siete solo voi a perderci, perché tutti i capitali che vanno persi sono semplicemente quelli che, ahimè, non si sono già rubati in precedenza i truffatori. Quindi, nella maggior parte dei casi, le autorità non riescono a risalire al meglio a tutto quello che poteva essere questo sistema fraudolento, e di conseguenza, chi vi ha rubato i soldi se n'è già andato in qualche parte del mondo e voi avete perso i vostri soldi. Grande Tia, infatti sono d'accordissimo con quello che hai detto, volevo aggiungere qualche altro campanello d'allarme che potrebbe esservi utile per riconoscere quello che potrebbe essere un sistema Ponzi da invece un'attività completamente legale che funziona e che chiaramente vi darà un grande cambiamento nella vostra vita. Sicuramente alcuni campanelli su cui bisogna stare attenti, soprattutto sulle aziende di prodotti, è che questo prodotto esista, innanzitutto, perché ci sono Certo. tante aziende che ti diranno sì, ci sono questi prodotti, poi in realtà questi prodotti non li hai mai visti, non esistono fisicamente e tu devi andare magari a trovare delle persone dove investano dei soldi su prodotti inesistenti e tu per primo già stai investendo dei soldi su prodotti inesistenti. Ecco, questa è una cosa che sicuramente è illegale. Sì, qualcosa che ci sia reale da mettere sul mercato, che possa essere un servizio o un prodotto, ma che realmente ci sia un qualcosa Esatto, da che sia mettere sul concreto. commercio. E oltre a questo, sicuramente un'altra cosa su cui bisogna stare molto attenti è quella che è la percentuale di guadagno. Perché molto spesso ti diranno magari, questo prodotto ha questo tot di costo e puoi andare anche a verificare per quello che è il mercato di quanto è all'incirca il trend di costo di un prodotto. Se tu hai un prodotto che te lo fanno vendere a 10, 15, 20 volte quello che è il suo prezzo, già ti rendi conto che potresti trovarti in un sistema fraudolento. E questa è una cosa molto importante perché spesso trovi persone che in giro sono convintissime di stare a volte in business che siano sani, legali e che siano completamente convenienti, in realtà poi si ritrovano rinchiusi in truffe. E un'altra cosa importantissima, oltre a queste percentuali di guadagno che non devono essere esageratamente grandi, è la costanza nei guadagni. Perché spesso e volentieri senti persone e anche aziende che promettono che sarà sempre in costante crescita, sempre in costante crescita. La verità, ragazzi, è che la vita, come un po' il business, sono una sinusoide, quindi hai alti e bassi. Soprattutto in attività imprenditoriali dove nella maggior parte dei casi è tutto dato da un lavoro tuo o se hai delle strutture che siano realmente legali, che dipenda poi anche dal lavoro che viene fatto con costanza dalle persone alla quale hai insegnato il mestiere, ecco. Certo, infatti è importantissimo comprendere questo. In qualunque tipo di attività che produca delle rendite o che produca un qualunque tipologia di guadagno, ci saranno momenti in cui si guadagnerà di più, ma ovviamente, come è giusto che sia, siccome le aziende non vanno sempre, 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 sempre solo in crescita, ci saranno momenti anche dove si guadagnerà di meno. Bisogna accettarlo perché fa parte un po' del gioco, fondamentalmente. E detto questo, volevo soffermarmi un attimo su un ultimo punto, che sono quelle che sono le penali, perché spesso qua c'è una confusione che però potrebbe anche in questo caso distinguere un sistema Ponzi da quello che effettivamente non lo Certo. è. Innanzitutto ci sono, quando trovate grandi difficoltà ad uscire da quello che potrebbe essere un business, quindi per ritirare dei soldi che avete investito, dovete entrare su enti terzi che vi devono ridare i soldi, che vi fanno aspettare tanto tempo, che vi fanno veramente molto casino, quello potrebbe essere anche in quel caso un sistema Ponzi, perché fondamentalmente il gioco di chi fa questi sistemi è di farvi continuare a mettere soldi, mai a farveli ritirare. Magari all'inizio vi ridanno i soldi che avete investito, ma la realtà dei fatti è che cercano sempre di trattenere quello che è un investimento Infatti è per fatto in questo che grande. parli di penale. Esatto, infatti la penale qual è la differenza? Che non bisogna confondere, infatti, il fatto che una penale
è un qualcosa come per esempio quando siete in una in un'azienda che magari vi ha dato un servizio, per esempio di telefonia, nel momento in cui voi rescindete prima il vostro contratto, al contrario, in quell'occasione lì è giusto che voi paghiate una penale perché state arrecando un danno a quella che è l'azienda che vi ha dato quel servizio. Quindi non è da confondere queste due situazioni, che sono veramente molto diverse e possono dare un'ottima indicazione su quella che è un sistema Ponzi da quello che non lo è. Eccoci qua alla fine di questo video e penso che con queste nozioni e questi minuti che vi abbiamo fatto passare insieme a noi, ad oggi sappiate perlomeno andare a riconoscere quello che può essere un business solido, chiaro e trasparente in tutto quanto, senza andare a finire nelle classiche, catene di Sant'Antonio, le Piramidi egizie o piramidi robe così. o gli schemi Ponzi. Quindi senza poi andare a fare i classici tuttologi da bar, no? Esatto, il Almeno famoso. ad oggi saprete anche voi dire alle persone che vi stanno attorno come è realmente un sistema Ponzi. Se E soprattutto come scegliere magari un'azienda legale. vi è piaciuto il video, lasciate un like. E se volete supportate il canale. Ci vediamo la prossima volta in un nuovo video. Ciao ragazzi!